Buonasera, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Lunedì 16 marzo, come avete sentito poco fa dai titoli, in primo piano la politica e più precisamente il federalismo. Il presidente della giunta provinciale Luis Sturmwalder infatti interviene e sottolinea che ora il patto di convergenza è superato. Vediamo. Superato il patto di convergenza a favore del patto di stabilità, istituito un tavolo bilaterale tra governo e singola provincia o regione autonoma per fissare le linee guida entro cui si muoveranno le norme di attuazione. Ecco i dati salienti emersi dal vertice romano sul federalismo fiscale che ha coinvolto il presidente della provincia Durnwalder, i ministri Roberto Calderoli e Raffaele Fitto e gli altri governatori. Durnwalder ha ottenuto dal governo chiarimenti sull'articolo 25 del disegno di legge di riforma con lo stralcio del passaggio sul mantenimento dei criteri di convergenza nella spesa che prefiguravano un potere di coordinamento dello Stato. L'articolo 25 del DDL viene riformulato e nel suo ambito si inserisce un nuovo orientamento decisamente positivo. Viene superato il patto di convergenza per approdare appunto al patto di stabilità. Un richiamo alla gestione di bilancio che non trova la provincia di Bolzano certo impreparata, considerando anche che per il 2009 il ministro Tremonti ha già firmato l'intesa del governo in materia. Il tavolo bilaterale, ha spiegato poi Durnwalder, stabilirà competenze e linee guida in base alle quali le commissioni paritetiche, quella dei 6 e quella dei 12, saranno chiamate a mettere a punto le relative norme di attuazione che potranno poi essere adottate dal Consiglio dei Ministri.